Ve lo dico, non ho mai fatto tanti acquisti a Porta Portese, non so nemmeno quanti sono, li andremo a contare insieme. Tre buste piene. Premessa, non sono a casa mia, ma a casa dei miei, quindi questo, tutto questo arancione è della mia ex camera di quando vivevo qua. Momento lacrima e iniziamo. Prima cosa che vi mostro è figlia unica, nel senso che l'ho presa in un banco dove non ho preso nient'altro, quindi un solo acquisto e l'ho pagata 3 euro, me lo ricordo bene, perché tutto il resto l'ho pagato 1 euro. Questa maglia. Guardate quanto è carina, 3 euro, ripeto, Levi's con Pokémon. Poi, io non ho nemmeno idea se sia una vera collaborazione. Penso di sì, perché sennò devo dire che qua si sono impegnati molto per la fakeitudine. Quindi penso sia vera, sinceramente la maglia è carinissima, rosa, semplice. Io indosso un sacco queste magliettine in estate, quindi sinceramente una in più così carina, 3 euro, ci stava. Detto ciò, tutto il resto che vedrete si divide tra 0,99 e 1 euro. Quindi, primo capo d'abbigliamento che ha questo requisito è questo qui, che tra l'altro è di Pull&Bear, non so se vedete, pagato 1 euro. Ed è questo vestitino, che in realtà è una tutina, nel senso che vabbè, questo è il sopra e sotto è fatto a pantaloncino. Vedete? Semplicissimo, una di quelle cose che nel peggiore dei casi vi mettete quando state in spiaggia o in casa quando arriva proprio il caldo supremo. Io direi che per 1 euro ci possiamo stare. Sempre per 1 euro abbiamo questa. Allora, questo è un toppino di Stradivarius che è molto carino. Ora, qui per me si crea il problema del bra sotto, senza cui io non sto, quindi o la userò al mare come tipo copricostume carino, oppure devo trovare qualcosa di carino da metterci sotto, che anche se si vede sta bene. Però mi piaceva troppo, cioè, non so, mi ha dato proprio delle vibes super estive, quindi per 99 centesimi ho detto ok. Poi questo, allora, questo qui l'ho preso per due motivi. Innanzitutto perché qualche tempo fa ho comprato un vestito da questo stesso negozio che è Omai, non so quanti di voi lo conoscano. Io a tipo febbraio ho comprato un vestito da Omai e l'ho pagato 70 euro, bellissimo, niente da dire. Quindi quando ho trovato questo della stessa marca 0,99, manco ho guardato la fantasia, manco ho guardato se mi sta, proprio per principio lo dovevo prendere. Quindi l'ho preso, mi starà, non lo so onestamente, nel senso che non c'è scritta la taglia, no, non è vero, c'è scritta. È una S e boh, in teoria sì, in pratica mi sembra forse un po' strettino, quindi dovrò scegliere se respirare o mettere lui. Potrei scegliere di mettere lui. Un po' strano, nel senso che sicuramente non è propriamente il mio genere, però secondo me in estate tutto è il genere di tutti, nel senso che in estate le fantasie assumono un'altra vibe. Secondo me questo in estate, se mi sta bene da abbronzata, potrebbe essere carino anche per metterlo una sera al mare. Secondo me, per 0,99 direi che ci possiamo stare, no? Poi, seconda bustina. Allora, qua vi tiro fuori questo. Anche questo ha come concept il mare. È un vestitino bianco con le bretelline regolabili. Eccolo, vedete, lungo. Cioè, secondo me una volta indossato mi starà più o meno alle caviglie. Bianco semplice, questo perfetto veramente come copricostume. Per 0,99 questo. Anche qui abbiamo delle vibe che di solito non sono le mie, però vi posso dire, ma in estate, ma il giallo, ma ce lo meritiamo tutti. Cioè, guardate come mette di buon umore. Vi ripeto, io questo ovviamente comprato in negozio non l'avrei mai preso perché onestamente non so quante volte potrò metterlo. Però per 0,99 che lo lasciavo lì. Procediamo poi con questo che mi ha colpito tantissimo a livello di colore, perché secondo me il blu, questo qua elettrico, è un colore che mi sta bene, cioè che su di me mi piace, magari da abbronzata perché da chiara chiara, oddio, non lo so. Questo qui tra l'altro è di Shein, quindi l'abbiamo pagato quanto merita. È fatto in questo modo, questo è difficile da mostrarvelo perché praticamente è di quelli intrecciati sul davanti, prima ero riuscita a metterlo, vabbè, comunque fate conto così. E dietro lascia tutta la schiena nuda. È un bel vestitino, devo dire. Semplice, stupidino, ecco, da mare. Sembra bronzo, potrebbe starci. E abbiamo questo. Questo qua, no, non conosco la marca. Anche questo sempre 1 euro. E è un vestitino molto semplice ma molto lungo. Cioè, questo secondo me mi arriva ai piedi. Semplice, secondo me è cotone. Quindi leggerino per l'estate, anche qui un copricostume con cui tornate a fare la passeggiata dopo aver fatto il bagno, con i capelli un po' bagnatini, insomma, ci stanno quei vestiti per cui per ora spendere più di 5 euro, quindi ci ho speso 1 euro. Ultima cosa che ho preso è questo qui, anche questo è un vestitino semplice, sciocchino,
Vedete? Cioè, a me questi vestitini piacciono, cioè io ne vorrei miliardi di tutte le fantasie, però ovviamente hanno un costo, quindi invece così uno se ne è presi un po' quelli che ti stanno bene bene, quelli che non ti stanno bene li regalerò. Anche questo, un euro, carinissimo. Questo però erano ad una bancarella, quindi penso sia nuovo addirittura. Cioè addirittura, vabbè, questo ci mettono un secondo a metterlo, però nel senso, credo sia nuovo a differenza degli altri che erano dichiaratamente usati. Per un totale di, ora conto, 9 capi di abbigliamento pagati in totale 11 euro. Che dite? Cosa vi ispira di più secondo voi? E soprattutto il vestito, quello con le margherite, mi entrerà? Lo scopriremo una volta che l'avremo lavato molto bene, anche più di una volta, e lo andrò a provare. Volete che li provi con voi, tra l'altro? Fatemi sapere.